Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato. Ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Pace bene amici, ben ritrovati a questo appuntamento con la liturgia festiva. Oggi celebriamo la terza domenica di Pentecoste secondo il rito ambrosiano. Nel Vangelo di oggi, che deve essere letto anche in parallelo alla prima lettura dove viene proposto il libro della Genesi, il secondo racconto della creazione, il Vangelo di oggi ci parla di salvezza, ci si chiede come mai, è Nicodemo che lo chiede a Gesù, come mai e come può essere che un uomo debba ritornare dentro il seno di sua madre da vecchio per essere ripartorito? E Gesù risponde. Tra le risposte raccogliamo due espressioni che risultano essere molto significative. Dio ha mandato nel mondo il Figlio per salvare il mondo. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo Figlio per salvarlo. E Dio ha amato il Figlio e ama il mondo. E il Figlio è venuto non per giudicare il mondo, ma per salvarlo. Ecco, prima espressione. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il Figlio, il Verbo che si fa carne. E questa è una espressione bellissima che dovremmo sempre ripetere e ripeterci, perché è bella. È bello constatare come l'amore di Dio giunge al culmine, al punto tale da donare parte di se stesso, da donare se stesso. E ci salva tirandoci fuori dal proprio nulla. È la prima salvezza. Salvare vuol dire tirare fuori. Tirare fuori dal nulla e inserirci dentro l'esistenza. E in questa operazione che cosa fa? Il libro della Genesi descrive questo atto presentandoci Dio come una specie di artefice, di vasaio quasi, di colui che impasta la creta o impasta la terra, impasta un po' di fango. E che cosa fa? Soffia dentro questa sembianza di uomo che è Adamo, soffia il suo spirito vitale e gli dà la vita. E lo crea a immagine e somiglianza sua. È un dono. Allora questo atto di creazione, di salvezza dal nulla alla esistenza, è un dono puro, gratuito di Dio. Noi siamo dono, quindi dobbiamo considerarci dono. Guardando noi stessi, dobbiamo essere consapevoli, prendere coscienza di essere dono. E poi un'altra espressione che risulta essere molto significativa. Non è venuto il Figlio per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo. Il mondo. Dietro la parola mondo dobbiamo inserire tutta la realtà. Il mondo così com'è, non un ideale di mondo, ma il mondo con i suoi peccati, con le sue storture, con le sue creature che compiono un po' bene e un po' male, che vivono un po' da osservanti della legge di Dio e del Vangelo, oppure da oppositori.
Questo è il mondo. Il mondo, che vuol dire anche la terra, l'universo, deturpato, alcune volte ferito a causa dell'uomo. Al mondo, il mondo è stato consegnato, la creazione, l'universo creato è stato consegnato all'uomo perché desse un nome a tutte le cose. Invece, molte volte, come accusa nella sua enciclica Laudato Si, Papa Francesco, molte volte noi inferiamo su questo mondo, universo, su questa terra, delle ferite che possono essere mortali, gravi comunque. Ecco, Dio ama il mondo così com'è, con tutte le sue storture. E questa diventa per noi un'indicazione, perché anche noi siamo chiamati a diventare, in quanto discepoli, collaboratori con il Dio creatore e collaboratori con Gesù che salva e ricrea il mondo. All'uomo, ad Adamo e ad Eva, è stato consegnato il giardino perché lo custodisse. A noi spetta questa funzione, questo compito, questa vocazione di custodire quello che abbiamo ricevuto da Dio. È vero che l'uomo è il re dell'universo, ma deve comportarsi da tale, da re, da signore, come se Gesù è il Signore, ma Gesù è il Signore perché serve. E noi dobbiamo essere dei re, non dei tiranni, dei despoti, ma dei re, dei signori che servono, che custodiscono quanto hanno ricevuto come dono, se stessi, l'universo, la creazione della terra, del globo terrestre, considerare come dono da custodire. Ecco, allora ripetiamoci sovente questa espressione che troviamo in questo brano del Vangelo, che è Giovanni al capitolo 3, ripetiamoci questa espressione bellissima: Dio ha tanto amato questo mondo concreto da mandare la persona più cara che aveva, il figlio, figlio unico, e lo ha mandato non per giudicare, ma per salvare. Pace bene, amici, a risentirci.